Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara a Rete 8. Parliamo nella puntata di oggi di Innovation Hackathon, vale a dire un contest di idee che si svolge nell'ambito di innovazioni, la kermesse della tecnologia e dell'innovazione di cui vi abbiamo parlato largamente nel corso delle precedenti edizioni e stagioni. E si tratta di una importantissima manifestazione promossa dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Quest'anno ha avuto come obiettivo quello di riflettere sulla intelligenza artificiale tra tecnologia ed etica. È una interessantissima kermesse che si prefigge di far dialogare mondo dell'università e mondo delle imprese secondo una ottica di creatività. Hanno risposto quest'anno più di 60 studenti appartenenti alle seguenti realtà: Ateneo Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUIS Guido Carli, Università degli Studi dell'Aquila e per la prima volta anche l'Università Politecnica di Milano. Ben 9 squadre con mentor del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo qui in studio Lino Olivastri, che è consigliere nazionale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Buonasera. Buonasera a voi. E ancora abbiamo qui in studio Fabrizio Ciancetta, che è professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell'Università dell'Aquila. Buonasera. Andiamo in collegamento per presentare il terzo ospite, Raffaella Menconi, che è responsabile del programma Education Siemens Industria. Buonasera a tutti. Perfetto, con questi ospiti e questo preambolo siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda va all'ospite qui in studio, Olivastri, per appunto entrare di più e approfondire questo discorso legato all'Innovation Hackathon, che cos'è, che caratteristiche ha avuto e quindi capire meglio di che cosa si parlerà nel corso della nostra trasmissione. A lei. Grazie. Allora, l'Innovation Hackathon è nato 6 anni fa, quindi con quest'anno abbiamo realizzato ben 6 edizioni su 10 del progetto Innovazioni. L'intento principale sin dall'inizio è quello di avvicinare il mondo dell'industria al mondo della formazione e in questo caso all'università in particolare. Il compito che ci siamo prefissi nel tempo è stato ampiamente svolto e migliorato di anno in anno, perché poi in pratica quest'anno ha avuto a dire al termine della manifestazione che è stata in effetti l'hackathon più bello di sempre. Perché è stato l'hackathon più bello di sempre? Perché nell'ottica di miglioramento continuo, quest'anno abbiamo individuato, oltre a confermare in pratica il tema portante che è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo pensato di supportare il progetto con un cosiddetto Pathfinder, una grande azienda, un grande player internazionale del mondo della transizione digitale, che ci ha dato la possibilità di offrire sia al pubblico e sia agli studenti un supporto determinante, che poi noi abbiamo notato essere visibile sia dal punto di vista del lavoro dei ragazzi durante le poche ore che avevano a disposizione, ma soprattutto nei risultati che loro hanno offerto alle aziende madrine, dove abbiamo visto una padronanza della tecnologia e delle possibilità veramente di rilievo. Bene, questo si ricollega fondamentalmente alla nostra presentazione. Abbiamo capito che i giovani sono sempre portatori di idee e di una chiave lettura, una prospettiva diversa dalla consuetudine, comunque sia, essendo più fatti
familiarizzati con le nuove tecnologie, è ovvio che hanno spunti completamente diversi. Andiamo dalla nostra ospite in collegamento, che è a capo, come l'abbiamo presentata, di un progetto, un programma molto importante, che è quello di Education Siemens Industria. In che cosa consiste esattamente, dottoressa Menconi? Allora, diciamo innanzitutto che Siemens è comunque una multinazionale tedesca, si occupa di tecnologie innovative in ambito industria, infrastrutture e in ambito mobilità per il trasporto ferroviario. Da più di 20 anni abbiamo appunto questo programma Education, che mi onoro di portare avanti, dedicato proprio al mondo delle scuole tecniche, alle università e ai centri di formazione, che mira proprio ad avvicinare il mondo della scuola a quello della tecnologia e dell'impresa. Tre sono i pilastri su cui si basa questo programma. Innanzitutto la formazione, l'orientamento e la sperimentazione. Intorno a questi tre grossi pilastri abbiamo costruito tutta una serie di attività che mirano proprio a supportare il mondo scolastico, composto sì, certamente dai giovani, ma non dimentichiamoci anche dai docenti, che sono un po' protagonisti, secondo noi, anche di una costruzione di un progetto vincente di scuola, oltre chiaramente dai dirigenti scolastici e dalle famiglie. Allora, abbiamo parlato appunto di formazione, la nostra proposta è rivolta sia a studenti che a docenti, è una formazione concreta, sicuramente continua, perché bisogna dare continuità a questo tipo di attività, e mettiamo a disposizione percorsi formativi sempre tecnico-pratici, in presenza, nel learning non è un problema. Programmi didattici in italiano scaricabili gratuitamente da tutti, e ci onoriamo da quest'anno di portare avanti un programma di certificazione delle competenze per docenti e studenti, che si pone proprio l'obiettivo di creare una forte rete di scuole e di docenti certificati a livello nazionale. Secondo pilastro è sicuramente la sperimentazione. Per noi significa il saper fare, mettere in pratica quanto si è appreso e avvicinarsi proprio in modo molto concreto alla tecnologia, perché la tecnologia è bella, è bellissima, ma va usata per poter dire veramente di conoscerla, avere una competenza. Quindi mettiamo a disposizione dei pacchetti hardware e software, aiutiamo ad aggiornare i laboratori tecnologici, ricordiamo in linea con i programmi didattici, questa è una cosa fondamentale, con i profili di uscita, quindi non sono laboratori così proposti, ma veramente in linea con i programmi didattici delle scuole. Ma non solo, sperimentare per noi vuol dire anche mettersi in gioco, e quindi da circa 15 anni abbiamo una competizione chiamata Campionati dell'Automazione, coinvolge più o meno 2000 studenti in tutta Italia, dove gli studenti sono proprio chiamati a realizzare un reale progetto di automazione. Terzo pilastro, ma forse uno dei più importanti, è sicuramente l'orientamento. Quindi siamo presenti in eventi di orientamento, in entrata e in uscita, sostenendo, diciamo, interventi ovviamente sulle opportunità di lavoro nuove, ma perché secondo noi è indispensabile anche creare una corretta consapevolezza nelle scelte dei ragazzi. Ingegnere, lei prima parlava di contenuti fruibili, aperti, scaricabili. Sono fruibili dagli studenti che partecipano a questo programma, o sono risorse anche a disposizione di altri utenti? Scusi, non ho seguito, porti pazienza. Ingegner Menconi, allora, sì. Ascoltavamo la sua esposizione in cui si parlava delle tantissime risorse a disposizione emesse appunto per gli studenti, e ha fatto riferimento alla possibilità di scaricare dei contenuti. Questi contenuti sono scaricabili dai ragazzi che partecipano solo al programma, oppure sono aperti anche ad altri? Scusi dottoressa, certo, da tutti quanti, abbiamo un sito, una piattaforma, è possibile scaricare da tutti quelli che sono curiosi e che hanno voglia veramente di formarsi, quindi senza problemi, gratuitamente da tutti.
Bene, magari se dopo ci dà l'indirizzo sarebbe interessante per dare anche questa informazione a chi ci segue. E quindi torniamo adesso qui in studio, si è parlato più volte del ruolo della università e quindi andiamo dal professor Ciancetta per capire esattamente in che cosa consiste il ruolo degli Atenei in questo progetto. Abbiamo detto ad esempio che per l'Innovation Hackathon ci sono stati 9 squadre e quindi poi ci sono stati 9 mentor o più, quindi tentiamo di capire esattamente come ha funzionato questo meccanismo. A lei professore. Da sempre l'università è la chiave di volta nel processo di trasferimento tecnologico, in quanto mette a sistema il mondo accademico che è custode delle nuove tecnologie con il mondo aziendale che è fruttore di tali tecnologie. Questo è vero in assoluto, ma è soprattutto vero in questo periodo perché il mondo aziendale sta vivendo due grandi trasformazioni. Abbiamo la transizione 4.0 e la trasformazione energetica. La transizione 4.0 che nasce dalle ceneri di quello che è Industria 4.0 e che, se volessimo in qualche modo declinarla con una frase, è quella appunto che va a definire il processo di digitalizzazione del mondo industriale con tutto un comparto tecnologico, sia hardware sia software, che deve essere implementato all'interno delle aziende. Basti pensare a una tecnologia di esempio che è l'Internet delle cose, nelle quali degli oggetti distribuiti acquisiscono dati, questi dati vanno a finire a un grande calderone che è un grande database che fa big data, in modo tale da poter trasformare questi dati in informazioni. Queste informazioni tramite la tecnica dell'intelligenza artificiale si può trasformare in conoscenza e questa conoscenza in azioni che il mondo industriale, il mondo aziendale può utilizzare per poter far business, ovvero ottimizzare i processi oppure per poter creare nuove linee di prodotto. Se questo è vero nel comparto digitale, abbiamo anche un'altra transizione importante nel mondo industriale, che è quella della transizione energetica, dove, se volessimo anche qua declinare alcuna fase, è l'elettrificazione dei consumi, ovvero che tutti quanti i vari vettori energetici fanno capo a un unico grande elemento comune, che è appunto dell'energia elettrica, dal quale andare a drenare tutte quante questo contenuto informativo. Ebbene, quindi questo andiamo a ritrovarlo sia nel mondo dell'automotive che nel mondo industriale che nel mondo del consumer. Ebbene, tutto questo che significa? Significa che il mondo industriale è in fermento. Abbiamo delle nuove tecnologie in essere e qui dobbiamo noi come università cercare di effettuare questo trasferimento tecnologico creando nuovi professionisti che possano prendere per mano il mondo aziendale per poterlo traghettare verso il futuro. Noi come Università degli Studi dell'Aquila, in particolare nel Dipartimento di Ingegneria Industriale, di Informazioni e di Economia che questa sera rappresento, abbiamo attivato dei corsi di formazione specifici, 14 curricula in tutte quante le sedi dell'ingegneria, dall'ingegneria elettronica all'ingegneria elettrica, nella gestionale meccanica e chimica presenti all'interno del nostro Dipartimento, che servono appunto per poter effettuare questo trasferimento delle competenze in modo tale da poter creare giovani preparati e già operativi in campo. Concludo insomma questo intervento con una frase dicendo che le imprese di oggi in qualche modo possono guardare al futuro se vanno ad utilizzare le tecnologie che attualmente esistono e andare ad utilizzare quelle che ancora devono ancora nascere. Bene, questo contributo del professore che parlava appunto in maniera panoramica, possiamo dire così, del contributo degli Atenei, dei vari indirizzi, di che cosa significa essere parte attiva nell'Innovation Hackathon come partner di questo importante progetto, a fianco a questa considerazione possiamo metterne un'altra di una testimonial, per così dire, di una partecipante. Quindi ci vediamo adesso una clip di una studentessa che ha preso parte a questo contest ed è Letizia Cantalini, che ha una laurea magistrale in ingegneria elettronica, indirizzo biomedica. Vediamo.
Salve a tutti e a tutti, sono Letizia Cantalini, una studentessa di ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila e quest'anno ho partecipato alla sesta edizione dell'Innovation Hackathon. Se dovessi descrivere questa esperienza con una sola parola, sicuramente direi stimolante, in quanto mi ha permesso di migliorare le mie abilità nel team building e nel problem solving e di interagire con grandi aziende. Consiglio a chiunque questa esperienza, soprattutto perché dà la possibilità di conoscere tante persone meravigliose. Una bellissima testimonianza di questa studentessa che fondamentalmente si sta preparando, si appresta ad entrare nel mondo del lavoro e ha deciso di aderire a questo progetto con tanto entusiasmo, quindi è un qualcosa che lei fortemente raccomanda. E quindi vogliamo capire questo approccio, questa tipologia comportamento associata a questa tipologia di progetti, che ricadute hanno sul territorio, e lo chiediamo qui in studio ad Olivastri. Grazie per la domanda, perché mi dà l'occasione di ringraziare innanzitutto le aziende che hanno partecipato come aziende madrine al contest. Noi dobbiamo dire che abbiamo ottenuto questo meraviglioso risultato per i ragazzi, ma anche per le aziende, perché le aziende ci hanno sottoposto delle problematiche reali, quotidiane per loro. Basti pensare anche alle più disparate situazioni. Per esempio, una delle tre aziende, la Syngenta Biological, ha chiesto la soluzione per l'onboarding aziendale, quindi parliamo di risorse umane. In parallelo, la IMM del gruppo Interpump e la TE Connectivity ci hanno chiesto cose invece molto più interne al funzionamento dell'azienda stessa. Quindi parliamo dei tempi morti del cambio lavoro o così della manutenzione predittiva. I ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale. La testimonianza è solo una punta dell'iceberg della soddisfazione che c'è stata da parte di tutti. Le ricadute sul territorio. Le ricadute saranno sempre più, avranno sempre un valore maggiore. Perché? Perché è il modo di fare networking, è il modo di aprirsi, è un modo iniziale per le aziende di fare open innovation, di aprirsi e di avere idee fresche, idee nuove. Ovviamente tutto sotto controllo dal punto di vista della tutela. Noi non cerchiamo queste opportunità e queste attività per sfruttarle solo pro aziende. È un'occasione meravigliosa, direi, per i ragazzi, per i giovani che hanno l'opportunità, negli ultimi passi che stanno compiendo all'interno dell'università, di entrare nelle aziende e misurarsi con la realtà di tutti i giorni. Decisamente va sottolineato appunto che non si tratta di un rapporto unidirezionale, quindi non sono le aziende che cercano esclusivamente idee. È ovvio che nel momento in cui uno studente si mette in gioco entra in contatto con un insieme, una serie di players che lasciano comunque sia un feedback e un'impronta ben precisa che farà parte del proprio curriculum successivamente. Quindi in questo senso e con questa ottica vado dall'ingegnere in collegamento per parlare di esperienze educazionali e formative in questo senso. Allora, cominciamo a dire che l'affermarsi dell'industria 4.0 con l'affermarsi, la collaborazione tra scuola e impresa è diventata una cosa veramente inevitabile, ma solo se si basa su uno scambio assolutamente sinergico, e questo contest ne è veramente la comprova. Ogni azienda da una parte sa che una delle chiavi per essere competitivi è proprio la crescita, no? Dei livelli di automazione, dei modelli tradizionali di produzione. Questo come? Attraverso un'integrazione tra tecnologie dell'informazione e tecnologie operative. Ma sa anche che per raggiungere questi livelli è indispensabile disporre di competenze che trasformino poi in vantaggi un po' concreti il potenziale offerto da queste tecnologie pazzesche.
Ecco che nel mondo del lavoro che cambia, la formazione di qualità diventa veramente una leva sempre più necessaria. Questo da una parte delle imprese, da una parte ogni scuola sa che in questo momento di profondi cambiamenti tecnologici è fondamentale l'apporto delle aziende per poter rimanere allineati ovviamente al mondo del lavoro e anche per riuscire a dare agli studenti gli strumenti giusti anche per fare delle scelte consapevoli per il loro futuro. L'Italia in questo ambito, in questo scenario, ha effettivamente le lacune da colmare, il cosiddetto skill mismatch, quindi è comunque la discrepanza tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle fornite dai programmi scolastici rappresenta un grosso problema. Ma ecco perché il ruolo delle aziende come anche punto di collegamento tra un sistema formativo e il mondo del lavoro è fondamentale. Per quanto riguarda un'impresa come la nostra, comunque sicuramente uno dei maggiori player dal punto di vista dell'automazione, possiamo affermare che la scelta di investire sul capitale umano dei giovani è veramente uno dei nostri migliori investimenti, è un investimento che come Siemens è uno dei migliori di quelli che stiamo facendo. In quanto protagonisti comunque di un'innovazione tecnologica necessitiamo, no, di risorse competenti che siano in grado di utilizzarla, di svilupparla, di valorizzarla al meglio, abbiamo visto in questo contest, e quando si parla di competenze non ci riferiamo solo a quelle tecniche chiaramente fondamentali, ma anche le capacità di gestire una complessità di tecnologie integrate di cui si è anche parlato tanto in questa trasmissione, e aggiungerei anche una competenza imprenditoriale. È chiaro però che le competenze non si inventano ma si formano, da qui il nostro veramente forte impegno e dovere proprio nella formazione, intendendo per formazione dei giovani un'accezione molto generale, e posso affermare che gli studenti veramente che ogni giorno incontriamo ci dimostrano che se opportunamente supportati rappresentano non solo degli incredibili utilizzatori delle nostre tecnologie, ma anche degli inesauribili anche portatori di idee e di stimoli sia per noi che per i nostri clienti. E forse, concludo, una delle attività su cui dovremmo come Siemens concentrarci per il futuro sarà forse quello di stimolare ancora di più le scuole con cui siamo in contatto, anche ad aprirsi con un pochino più di coraggio, ecco, alle sfide della tecnologia verso la quale sentiamo che c'è ancora un po' di timore, cercando anche di aiutare i docenti a uscire un po' dai loro ruoli, a volte un po' messi in binari un po' piuttosto collaudati, per portare poi tutti insieme, perché si parla di comunità, dentro la scuola un vero cambiamento. Quali sono le resistenze che avete trovato maggiormente nel mondo della scuola? Lei parlava appunto di una reticenza molte volte di aderire o di un mancato slancio, ecco. Ecco, è proprio questo. A volte si guarda la tecnologia con timore, ma è una cosa anche naturale. La tecnologia, come l'abbiamo potuto vedere, constatare, va avanti veramente con un passo, un'accelerazione pazzesca, e notiamo proprio un timore e un timore anche a investire su noi stessi, ecco, io sto parlando di tutto il mondo scuola, e quindi ecco, lo dico, noi per primi cercheremo veramente in tutti i modi di supportare, di dare maggiore coraggio. Grazie per questa infusione di fiducia. Vi ricordo che ci sono delle risorse scaricabili dal sito, quindi magari vi invitiamo a consultare il programma Education Siemens Industria per avere un quadro un po' più chiaro di quali sono i progetti e qual è la portata di questa progettualità che guarda verso il futuro partendo da quelle che sono le dinamiche attuali, e nelle dinamiche attuali si è parlato del mondo della scuola, di interazione e di necessità di essere al passo con le nuove tecnologie,
ed è ovvio che c'è bisogno di esperienzialità e quindi di mettere gli studenti nelle condizioni di poter essere preparati a quello che andranno concretamente a fare. Quindi mi ricollego col ruolo del laboratorio per quanto concerne la parte tecnico-scientifica e passo la parola con questa considerazione, con questa riflessione al professor Ciancetta. Che ruolo hanno i laboratori in un momento come questo e soprattutto in un'ottica di visione del futuro e di concretezza? A lei. Grazie mille della domanda. Mi riconnetto a tutto ciò che è stato già detto dagli altri ospiti, dicendo che effettivamente stiamo vivendo queste due grandi transizioni, la transizione 4.0 e la transizione energetica. Abbiamo bisogno di professionisti. Questi professionisti che devono quindi avere delle competenze, quindi abbiamo anche parlato appunto del trasferimento tecnologico, ma queste competenze non devono essere soltanto competenze nozionistiche, ma devono essere competenze applicate, e qui diventa importante il ruolo del laboratorio. Nel nostro dipartimento abbiamo ben 35 laboratori con 20 tecnici specializzati, esperti, che completano il quadro del trasferimento tecnologico e danno supporto alla formazione dei ragazzi per poter creare dei professionisti esperti, qualificati e pronti alle sfide del domani, con tecnologie sicuramente innovative. Questi sono laboratori dinamici, significa che ogni anno hanno dei nuovi finanziamenti, vengono acquistate nuove strumentazioni per poter essere al passo con i tempi, cioè significa adottare nuove tecnologie che poi dopo i ragazzi troveranno nel mondo industriale. In particolare io sono un responsabile di un laboratorio, il laboratorio del corso che ho in dipartimento, il corso di misure per l'automazione e l'industria. Questo corso nasce da una visione che è il nostro dipartimento di poter mettere a sistema il mondo accademico nel mondo aziendale, e in particolare abbiamo trovato un partner molto forte che ha sposato la nostra stessa visione, che è l'azienda Siemens Italia S.p.A., con il quale abbiamo realizzato un SCE Test Center, quindi un centro certificato Siemens con hardware e software Siemens, capace di poter formare e fornire dei corsi specializzati ai nostri ragazzi per poterli preparare appunto al mondo industriale. Vengono rilasciati appunto dei corsi specifici in modo tale da poter non soltanto fornire degli attestati di frequenza, ma di poter fornire delle certificazioni, cioè delle certificazioni da poter spendere nel mondo aziendale e industriale, che vanno appunto a certificare questa modalità operativa e poter quindi effettuare questo trasferimento tecnologico verso il mondo industriale. Questo è un unicum a livello nazionale, nel senso che non esistono altri laboratori certificati con personale qualificato e certificato anche il personale capace di poter andare a fornire queste particolari informazioni e formazioni verso ai nostri ragazzi. È un laboratorio un po' particolare perché io lo definisco un laboratorio bidirezionale, cioè non è soltanto ciò che serve per poter formare professionisti da mettere nel mondo del lavoro, ma è aperto, è un sistema open nel quale può accettare delle sfide che vengono lanciate dal mondo industriale per poter essere messe a sistema e quindi creare nuova formazione. Con queste considerazioni ci stiamo avviando alla chiusura, quindi passo la parola al consigliere per avere un attimo una visione d'insieme di quelle che sono state le nostre conversazioni nel corso della nostra puntata. Olivastri, a lei. Sì, vorrei fare una breve considerazione a cavallo tra quello che ha detto l'ingegner Menconi e il professor Ciancetta. Stiamo parlando di tecnologie, stiamo parlando di competenze. Oggi è il momento di pensare anche al passaggio dal 4 al 5.0, ovvero non nuove tecnologie, ma focus che cambia e che passa dalla qualità e quantità della produzione alla qualità della vita dell'uomo. Quindi parlerei di paradigma umanocentrico e parlerei di tecnologie per l'umanità. Ottima chiosa, grazie per
aver fatto questa considerazione in chiusura. Noi quindi possiamo salutarci, prima però dobbiamo ringraziare i nostri ospiti e quindi ringrazio Lino Olivastri, grazie, buonasera per essere intervenuti. Grazie a voi. E ancora ringrazio per la presenza il professore Fabrizio Ciancetta. Buonasera, grazie mille. Vado in collegamento per ringraziare l'ingegnere Raffaella Menconi. Buonasera e grazie a tutti. Ovviamente per la parte tecnica i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio in regia. Ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento alla prossima puntata.